Rapina in centro ad Andria questa mattina, erano le 10 quando un soggetto con volto scoperto e armato di taglierino è entrato nella filiale andriese della banca Credem situata in via Alto Adige per farsi consegnare del denaro dal cassiere, circa 5.000 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Andria. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della filiale e delle zone limitrofe, il misterioso rapinatore si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. Secondo le prime testimonianze, l'uomo avrebbe agito da solo e sarebbe fuggito senza alcun veicolo. Gli agenti della Polizia di Stato, che ora indagano sull'episodio, stanno ricostruendo il possibile percorso per riuscire a comprendere che fine abbia fatto il rapinatore.